Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Domenica 29 settembre, il famoso chef Alessandro Borghese sarà ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera e per l'occasione scopriamo insieme chi è la moglie Wilma Oliverio, ripercorrendo un po' la vita privata della coppia, dal primo incontro ai figli, il passato in TV della moglie dell'uomo e il suo lavoro prestigioso come amministratore delegato della società che gestisce tutto l'impero di Borghese. Alessandro Borghese, chi è la moglie Wilma Oliverio? Wilma Oliverio, la moglie di Alessandro Borghese, è un'ex modella e imprenditrice che attualmente ricopre il ruolo di alla AB Normal, società che si occupa di tutte le attività del marito, come la produzione dei programmi TV e ristoranti. La donna è nata a Telese Terme, in provincia di Benevento, ma è cresciuta in Calabria. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, si è trasferita a Milano per proseguire gli studi universitari in scienze politiche. Ha un passato in televisione, anche se il suo sogno era quello di diventare autrice di trasmissioni televisive, desiderio che nessuno le ha permesso di realizzare. Wilma ha spiegato anche il motivo per cui ha cambiato completamente strada nel tempo. I miei genitori consideravano la moda e la televisione una cosa poco seria. Così a un certo punto mi sono rassegnata e ho mollato. La Oliverio ha ricordato un aspetto spiacevole del suo precedente lavoro. Quando si è belli, si fa più fatica a farsi prendere sul serio. Io, con la mia fisicità, ho combattuto molto contro i luoghi comuni. Poi, quando ho cominciato a lavorare in televisione, mi facevano stare solo davanti alle telecamere. Dal matrimonio e ai figli. Il primo incontro tra Wilma Oliverio e Alessandro Borghese è avvenuto nel settembre 2008, quando lei aveva 34 anni ed era manager della Digital Bros. Poi la proposta di nozze in aereo. Eravamo partiti per un viaggio. C'erano un po' di turbolenze e alcune signore erano un po' agitate perché l'aereo ballava parecchio. Cosa ho visto dei posti liberi e le ho detto Wilma ci spostiamo, ma lei ha capito Wilma ci sposiamo? E mi è saltata addosso dicendo sì. Io ero un po' sorpreso dal fatto che solo per spostarci c'era tutta questa emozione. Per non deluderla alla fine l'ho sposata, ha detto Borghese ai microfoni di Verissimo durante un'ospitata. Il matrimonio è avvenuto nel luglio del 2009. Wilma Oliverio e Alessandro Borghese hanno due figlie. La primogenita si chiama Arizona ed è nata nel 2012, mentre la seconda